ragazze, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Oggi vi mostro gli acquisti che ho fatto in quest'ultimo periodo, si può dire nel mese di febbraio, nei negozi. Non sono tantissime cose, anzi, sono stata soltanto da Zara, da Bershka e poi ho fatto un ordine online ancora su Asos, però ci tengo a registrare il video là adesso e non arrivare ad accumulare tante cose perché voglio mostrarvi le cose che poi potete trovare tranquillamente nei negozi in questo momento, perché se aspetto troppo tempo poi rischiate di non trovare le cose che vi mostro ancora nei negozi. Partiamo da Asos. Da Asos ho fatto un ordine principalmente perché volevo acquistare un costume. Voi direte un costume febbraio? Sì, perché io e Stia abbiamo pensato per San Valentino di andare alla spa e in quei posti preferisco avere un costume intero e non il costume a due pezzi. E visto che non ne avevo neanche uno, l'ho acquistato. Poi non siamo ancora riusciti ad andarci perché appunto sono stata male nella settimana di San Valentino, però appena arriva occasione, appena una domenica io non lavoro, sicuramente andiamo alla spa e non vedo l'ora di rilassarmi tutta la giornata. E quindi ho scelto, insomma ho acquistato su Asos un bikini che sicuramente utilizzerò anche durante l'estate. Il bello dei bikini, dei costumi interi, è che secondo me sono molto eleganti, però durante l'estate sono un po' scomodi per quanto riguarda l'abbronzatura. Però trovo che utilizzare il costume intero nelle spa sia la scelta più azzeccata, perché comunque si è abbastanza coperti, mentre invece con il bikini, io ho tanti bikini brasiliana, insomma un po' streaming city, e non mi piace andare alla spa con questi costumi abbastanza striminziti appunto, e quindi insomma ho acquistato un costume, anche perché sinceramente nei negozi in questo periodo non se ne trovano. Io ho preso questo intero, ovviamente l'ho scelto nero perché trovo che il nero per quanto riguarda i costumi interi sia veramente super elegante, molto, anche molto bello indossato. La taglia, ho preso una taglia 40, è perfetto, mi va bene, e ha la lacciatura dietro al collo. Davanti è una bella scollatura a V, se si può vedere, poi c'è questo arruffo sotto il seno, sulla pancia, è abbastanza sgambato, però mi piace indossato, e dietro ha questa mega scollatura su tutta la schiena, è tutto aperto, e dietro insomma sembrano degli semplici slip. Mi è piaciuto un sacco, l'ho pagato poco perché l'ho pagato circa sui 20 euro, se riesco a reperire il link ve lo lascio come sempre qua sotto nell'info box, anzi magari anche delle cose di Zara e di Bershka se trovo i link, così sono ancora più utili da quel punto di vista. E niente, veramente molto molto bello, sono contenta insomma dell'acquisto, sicuramente lo utilizzerò appena abbiamo modo di andare alla spa. E poi, dato che c'ero, ho preso anche questa maglietta, che mi metto un attimo sull'appendino così capite meglio. L'ho scelta nera, sì, c'era soltanto nera, così. È abbastanza lunghetta, non so se si riesce a capire, è abbastanza lunga, ma in particolare è sulle maniche perché ha questa apertura che parte dalla fine della spalla e arriva fino al gomito, questa apertura su tutto il braccio, è veramente molto molto bella indossata, sta bene questa maglietta secondo me con delle gonne a vita alta, ma anche dei pantaloncini, magari in pelle, degli shorts in pelle da mettere con delle calze coprenti nere o anche con dei jeans skinny. Ho preso la taglia SM perché non c'era la possibilità di prendere la S, quindi o S o M o M o L, mi va bene, in veste viene anche questa, e questo non ricordo il prezzo, però super giù anche questa sui 20 euro. È praticamente un maglioncino nero, diciamo, con il particolare però di avere questo dettaglio sulle spalle, molto molto carino. Poi passiamo a Zara. Da Zara ho preso due cosine. Prima di passare ai vestiti di Zara, mi ero dimenticata di aver acquistato anche da Stradivarius questo, come si chiama? Questo, non mi viene il nome. Insomma, quello da attaccare alla valigia con tutte le vostre informazioni, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono. L'ho trovato carinissimo perché forma di nuvoletta, non so se si vede, di nuvoletta rosa, con la faccina molto simpatica. L'ho preso perché costava pochissimo, era scontato del 66%, quindi anziché pagare 6 euro l'ho pagato 1,99 euro, 2 euro, è veramente delizioso, molto molto simpatico, e quindi ho pensato di acquistarlo anche perché mi è capitato di viaggiare e di portarmi due valigie, specialmente negli Stati Uniti, di questa targhettina con le informazioni personali. Ne avevo soltanto uno di Carpisa, quindi ho preso anche il secondo per l'eventuale seconda valigia. È veramente fatto benissimo per quello che costava, ho deciso di prenderlo. Ho trovato molto molto belle le cose da Stradivarius per quanto riguarda l'arredamento e per quanto riguarda anche le cose di cartoleria. C'erano dei piccoli block notice oppure anche dei post-it, delle cose molto deliziose. Cercavo anche la mia iniziale, ma ho scoperto che non hanno fatto tutte le iniziali, ad esempio la G non esiste proprio, non l'hanno fatta. Adesso torniamo a Zara, ho acquistato due magliettine. Non so se avete notato in questo periodo da Zara, ma anche in tanti altri negozi come H&M, Bershka, eccetera,
sta andando di moda tantissimo le maglette con le balze, con le maniche larghissime, super super ampie. E infatti avevo anche, quando insomma sono andata per acquistare questi vestiti, in camerino mi ero portata anche un'altra magliettina che aveva le balze sulle maniche veramente larghissime. Ho postato una foto su Instagram, poi alla fine non l'ho acquistato per il prezzo perché costava 40 euro, mi sembrava un po' tantino, però sinceramente ogni volta che guardo la foto su Instagram dico mannaggia, quanto mai non l'ho presa. Non so se la prenderò per il prezzo più che altro, perché comunque secondo me 40 euro sono un po' tanti per una magliettina che magari va di moda quest'anno e poi l'anno prossimo non si utilizza più. Comunque ci sto ancora pensando se acquistarlo oppure no. Nel frattempo ho preso questa tutta grigia, che è abbastanza semplice in realtà, collo alto. Il particolare è qua, non so se si vede, sì, c'è questo buco, diciamo, sul fianco, con questo nastrino bianco, tutto arruffato resta, e poi ci sono le maniche, che anche qua vengono riproposte, maniche un po' ampie, un po' particolari, infatti c'è la cucitura a livello di, insomma, di una classica t-shirt, e poi c'è questa, il resto della manica è veramente molto molto largo, e poi c'è il polsino finale che diventa di nuovo stretto. È molto carina indossata questa, secondo me sta bene con dei jeans skinny o dei leggings in pelle, perché comunque a me non piace indossare le magliette larghe sopra con dei pantaloni larghi sotto. Io non sopporto i pantaloni larghi, so che vanno di moda, ma a me proprio non piacciono. Mi sposto un pochettino, sono uscita dall'inquadratura, e quindi quando sopra indosso una maglietta un po' più ampia, un po' più morbida, sotto devono esserci per forza dei jeans stretti, dei leggings, perché proprio non mi piace l'abbinamento tutto largo. Questa l'ho presa in taglia S e costava 19,95, quindi come prezzo è un po' più discreto, diciamo più accettabile rispetto all'altra di 40 euro. E dietro è tutta così, semplicissima, tutta grigia. Poi l'altra, ho soltanto un appendino, quindi devo continuare a cambiare. L'altra è questa, anche questa mi piace molto. Questa, a differenza dell'altra grigia, è molto più stretta, molto più aderente, si può dire è proprio aderente. L'unica cosa in particolare è sulle maniche, che ovviamente sono tutte strette, poi alla fine sono ampie, e questa indossata mi piace tantissimo, trovo anche un po' più elegantina, diciamo, rispetto a questa, a quella che vi ho fatto vedere prima. Questa è proprio una maglia sportiva assolutamente, mentre invece questa qua la trovo anche un po' più elegantina, magari da mettere con un jeans bello bello stretto, un paio di tacchi. È carina anche per uscire a cena per un aperitivo. E questa l'ho pagata 12,95, quindi anche qua il prezzo è veramente buonissimo. Se vi capita di trovarla, io ve la consiglio. Forse ci sono anche altri colori. Sì, probabilmente sì, ci sono altri colori. Ora non ricordo, però mi sembra bianca, nera, sicuramente quei colori lì. E ho preso la taglia S, cioè S, M e L. E ragazzi, veramente indossata è molto molto bella per il prezzo che ha. È una magliettina che vi consiglio di prendere. Poi passiamo a Bershka. Parto da questa magliettina che l'ho trovata veramente deliziosa. Questa è una magliettina abbastanza, si può dire, molto molto leggera per questo periodo, però magari per andare al ristorante, per una cena o per andare anche al cinema, comunque si può tranquillamente indossare. Ho preso di questa la taglia S e costava 15,99, anche qua un buon prezzo. È abbastanza velata, però non è trasparente, vedete, non si vede tantissimo, sta bene anche con un reggiseno nero sotto, ha la scollatura V abbastanza pronunciata ma non troppo, e anche qua vengono proposte le maniche ampie con questo volante a metà manica e poi ancora più larga verso la fine della manica, molto molto bella indossata. Dietro invece c'è questo laccino che si lega dietro il collo con una piccola scollatura V, insomma, che riprende la parte davanti. Anche questa l'ho trovata deliziosa, anche di questi c'erano altri colori, rossa, nera, forse anche con qualche fiorellino di nera. La nera mi piaceva molto, però non l'ho presa perché di magliettine nere così ne ho veramente tante, che acquisto principalmente per il lavoro, però alla fine mi rendo conto che sono quasi tutte nere, quindi sono ricaduta sulla bianca. Il rosso è un colore che mi piace, ma fino a un certo punto su di me non me lo vedo troppo, quindi alla fine ho preso il classico bianco, e veramente sta molto molto bene indossata. Poi ho preso questo maglione, anche questo ragazzi mi piace un sacco, e di questo maglione hanno fatto diversi colori, bianco, panna, forse anche nero. Io l'ho preso rosa, questo rosa antico. La scollatura è molto molto ampia, come potete vedere un po', come questo che sto indossando adesso. Questo è di
Shein, sì, di Shein, molto molto ampio, come potete vedere. Mi piace anche il dettaglio che da una parte, insomma, la manica va giù, quindi si vede la spalla, lo trovo molto carino, indossati questi maglioni con questa scollatura prolungata, quindi che la manica tende anche a cadere sulla spalla. Questo è un po' lo stesso discorso. Anche qua maniche, guardate, veramente molto molto morbide, molto ampie, infatti questo è un maglione oversize. Ho preso la taglia XS, che è più piccina, però indossate veramente, sembra quasi una taglia M, perché è veramente molto molto larga. E costava 19,99, 20 euro. Questi maglioni super morbidi, super larghi, a me piace tantissimo indossarli con i leggings in pelle di calzedonia, secondo me sono un must da avere assolutamente nel vostro guardaroba. E poi l'ultima cosa che ho preso è stato sempre un altro maglioncino. Aspettate, ecco qua. Così, anche questo l'ho preso rosa. C'era anche di questo rosa, bianco e poi non ricordo. Questo invece è un maglione corto, come potete vedere. Resta molto molto corto in vita, circa a livello di un po' più sotto dell'ombelico. Di questo ho preso la taglia S, però se volete c'è anche la taglia XS, e costava 19,99, quindi anche qua un buon prezzo. Questo, a differenza dell'altro, è sempre abbastanza morbido, non è un maglione aderente, però sicuramente è più stretto indossato rispetto all'altro. Le maniche, anche queste qua, sono abbastanza larghe, però l'altro ha le maniche molto molto più larghe. E mi piace molto, sta spopolando tantissimo, ho visto un sacco di foto di questo maglioncino indossato sia su Instagram anche su 21 Buttons, quindi se ancora non mi seguite vi lascio il link anche di questa nuova applicazione che ho scaricato da 10 giorni, diciamo, sì, da una decina di giorni, e che mi sta coinvolgendo tantissimo. L'avevo già sentita nominare da parecchio tempo, in realtà un po' su Instagram da altre blogger, da altre ragazze, però non so perché non l'avevo mai scaricata, mi sono decisa a scaricarla. Ragazzi, è veramente una droga, ci sono un sacco di foto che riguardano la moda, riguardano l'abbigliamento, e il bello è che, ad esempio, una ragazza, sto facendo un esempio adesso, una ragazza indossa, pubblica una foto con indosso questo maglione, se voi cliccate sul maglione, sul link del maglione, c'è anche la voce abbina, e se cliccate su abbina vedete, insomma, come altre ragazze abbinano questo determinato maglioncino. È un'app veramente molto carina da questo punto di vista, perché appunto avete delle idee su come abbinare magari dei capi che avete nell'armadio, che avete acquistato, e insomma avete qualche idea in più. Quindi se ancora non mi seguite, se ancora non avete scaricato l'app, io ve la consiglio, perché specialmente per le ragazze, perché è un'app secondo me super al femminile, vi consiglio di provarla. Basta, ho già finito, vi ho fatto vedere tutte le cose che ho preso in questo periodo, è stato un video molto molto veloce. Spero lo stesso che vi sia piaciuto e di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!